Starfleet to Scout Ship, please give your position. I am in orbit around the third planet of Star Known as Sun. May this be Earth. Positive, it is known to have some form of intelligent species over Massimo Mazzucco è, è una, una persona che secondo me ha vissuto tante vite, e che oggi io lo potrei definire um, un pacato ribelle. Ti trovi su questa definizione, Massimo? Guarda, proprio l'altro giorno sul nostro sito è venuto fuori uno che ha dato una definizione bellissima. Diciamo: noi siamo complotisti moderati, nel senso che c'è il complottismo estremo che è quello che tutto è finto, che tutto è finto, che ci ingannano su tutto, se ci hanno ingannato su una cosa, allora ci devono dire che la forma della terra, ci spiegano che non è così, ma noi non ci crediamo, eccetera eccetera. Noi siamo i complotisti moderati, cioè quelli che amano argomentare con eh, elementi e dati alla mano, ecco, se puoi dimostrare, la mia regola è sempre stata questa, se puoi dimostrare qualcosa, lo dici e se non puoi dimostrare Te lo tieni per te oppure lo sospetti, ma lo, lo presenti come sospetto non corroborato. Per cui sì, mi, mi va bene come definizione. Allora, Massimo, di questo parleremo dopo. Tu, però, hai iniziato come fotografo. Anch'io ho iniziato come fotografo. La fotografia ha un fascino incredibile. Tu, addirittura, cioè, hai, hai fotografato in tutto il mondo e anche splendide ragazze. Anche sì, <ride> sì. Eh, ma, cosa ma volessi co co sapere in particolare? No, 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 no. allora guarda, non, non, non voglio minimamente sapere eh, se, cosa succedeva con le modelle, non mi interessano queste cose, mi interessa più che altro una cosa, com'è com che ti appassioni alla fotografia? Qual è stato il click? È, sta è stato un caso totale, ma proprio totale. Cioè io ero arrivato, avevo fatto la maturità, era l'estate del... Uh, mi ricordo più l'anno, 78 forse. Eh, no, di più, sì, se, non mi ricordo più, avevo 18 anni, quindi 54, 72, 72. Vedi che la memoria comincia a andare. Allora, ero, ero lì nella mia scuola e mi telefona e dovevo decidere che università fare, non ero, non, ero indeciso fra ingegneria, architettura, mio papà... Mi Insisteva che il pezzo di carta importante, il pezzo di carta era ancora quel tipo di mentalità lì. No, e a me non me fregava niente né dell'una né dell'altra né dell'altra. E mi preparavo a scegliere il meno peggio. Quando mi chiama un amico, e mi dice: sì. Senti, mio zio avrebbe bisogno di fare delle foto nella tua scuola. Cercava uno che gli dia una mano, che conosce un po' i locali, eccetera, eccetera. Dico va bene. Arriva questo zio e, e io lo aiuto. Buongiorno, buongiorno. Tu sei il ragazzo? Sì, sono io, lo aiuto a portare le valigie lui fa queste io gli aiuto trovo le spine siamo andati nell'aula di scienze a fare queste foto lui aveva dei ragazzi con dei blue jeans poi dopodiché, stacco tutto lo aiuto lo aiuto anche a portare via le valigie e, e poi gli dico ma scusa ma che lavoro è sto qua che fai tu Cioè, come sarebbe tu fai le foto e ti pagano mi gli ho detto e lui ride e mi fa mi pagano pure bene sai era Olivier toscani io non lo sapevo chi fosse ovviamente mi dice se vuoi sapere com'è il mio lavoro vieni qui mi dà un indirizzo non ricordo ancora, Piazza Castello 27, vieni domani pomeriggio che ti faccio vedere come il mio lavoro. Ed era la sede di Vogue, Vogue Italia. Sono andato lì e il giorno dopo. Ah, eccoti qua! Mi ha messo in mano una scopa, proprio una ramazza, e mi dice: Pulisci tutto in giro dove, dove le modelle hanno sporcato. Io guardo <ride> e mi sono messo a pulire in giro. Così. Era un, come dire, uno, scher una, uno scherzo che mi faceva per farmi capire che si comincia dal basso, no? va bene insomma è, è nato così per caso e do, dopo una settimana che ero lì a guardarlo mi, mi guarda e mi fa Senti un po', tu ce l'hai il passaporto? dico sì vieni con me a New York lunedì dico, va bene, non credo di de, avere niente da fare cioè proprio veramente tutto così eh, sono partito per New York come assistente suo ho dovuto chiedere il permesso alla mamma eh, mia mamma poi so, ho saputo dopo che di nascosto gli ha telefonato voleva sapere chi era sto qua eccetera. eccetera. insomma sono andato e ho cominciato a fare il suo assistente. Anni dopo, dopo che ho fatto la mia carriera, sono rimasto con lui tre anni, eccetera, anni dopo gli ho chiesto, dico, ma perché mi hai preso quella volta che, che non sapevo niente? E lui mi ha detto, ti ho preso proprio perché non sapevi niente. Ti cioè, ho trovato un, un cretino totale, mi ha detto, incurioso del mio mestiere, ma totalmente ignorante in materia, che mi sono detto, o, questo, o impara questo qui o non impara nessuno, perché da me, dice, vengono già tutti i saputelli, ho fatto l'assistente di qui, ho fatto l'assistente di là, ho studiato di qui, ho studiato di là, scusa, ho studiato di là, e io li mando via, dice perché questi qui credono già di sapere tutto e sono già rovinati. Tu eri talmente rimbazzato, non sapevi niente. Cioè, le prime domande che gli facevo quando cambiavo l'obiettivo era proprio: ma perché metti questo al posto di quello? No? E lui pian pianino mi spiegava. Quindi è nato per caso totale. Chiaramente, al ritorno dei suoi viaggi in America. Io avevo ancora la c'era mio papà che fa allora architettura, ingegneria o medicina con le manine di che... dico papà, veramente io il lavoro l'avrei trovato se non ti dispiace. E siamo andati avanti così, sono andati avanti per un po' finché all'inizio mio padre era molto come dire nervosito da questa cosa, pensava che buttassi via il tempo, no? Finché poi un giorno ho cominciato a fare i miei lavori ha visto che guadagnavo bene che stavo bene, eccetera, eccetera. Detto, vabbè, se questa è la tua strada, seguila. E l'ho fatto per un 20-25 anni poi quel mestiere lì. Ecco, ma tu hai fatto quel mestiere lì eh, praticamente soprattutto nel mondo della moda, so, solo il mondo della moda. Io ho fatto il fotografo di moda. Lavoravo le eh, riviste, tipo Grazia, Amica Gioia, eh, riviste di moda che c'erano allora in quel periodo, c'era una rivista che si chiamava Taxi. C'era una che si chiamava Moda, proprio si chiamava Moda di nome. Eh, e poi ho cominciato a lavorare anche all'estero. Siccome vivo, sono andato a vivere a New York, lì lavoravo per quelle americane già, diciamo, di un certo livello: SEVENTEEN, Glamour, Mademoiselle, quello lì. Poi avevo la mia bella carriera Questa carriera qui non ti dà soldi, la, cioè le, le riviste prestigiose, diciamo, non ti danno soldi, ma ti permettono di mettere insieme un, un portfolio un, un, boom, un un libro di, con, dentro tutte le tue foto con le quali poi puoi prendere i clienti, quelli che pagano bene, che sono i cataloghi di moda, quelli tedeschi soprattutto. Quindi da noi c'era in quel periodo, c'era la Vestro, la postal market, quelli lì i tedeschi avevano i loro e dieci giorni di lavoro per loro eh, guadagnavi quanto, quanto guadagnerebbe una persona normale in un anno. Per cui diciamo c'erano tanti lati positivi e al, all'inizio nessun lato negativo. Eh, insomma per un giovane che viaggia al mondo sta bene, non sei circondato dalle donne più brutte che ci sono e più guadagni pure bene è chiaro che se, se il mestiere ti viene bene lo fai e poi ci fu un, più avanti e abbiamo una crisi a un certo punto perché dopo un po' di tutto ci si stufa mi resi conto che facevo un lavoro completamente vuoto e inutile anzi addirittura in, ingannevole in un certo senso perché bene o male io vado, posso andare sul lago di Como Ero talmente bravo che tra, tra filtri e teleobiettivi facevo sembrare le Maldive. Ecco. E un pochino mi dava fastidio questa idea così di, di, di mentire in, in modo, e guadagnare sulla menzogna di quello che vendevo. Cioè, è cominciato a scattarmi un po' di meccanismi strani. Eh, Massimo, fra l'altro, io ho parlato con, con, con parecchie modelle no? e loro mi dicono che quando si vedono sulla copertina di una rivista dicono: Ma quella non sono io perché tra Photoshop, eh, finzione, trucco, eccetera, loro non si vedono inquietanti. È vero che nella vita normale le modelle spesso vestono in maniera sciappa delle tute, delle ciabatte, per, proprio per contrastare queste immagini che hanno. Quindi hai proprio ragione, cioè tu vendevi falsità, cose reali, che però diventano, diventano un modello per tutte le ragazze. Ma io quando, quando mi dicevo, cioè, oh, tu vuoi modelle, eh? io rispondevo sempre, guarda, tu dovresti vederle alle 7 del mattino quando arrivano in sala trucco, perché tu appunto le vedi fotografate, ma tu la vedessi davvero, manco quasi ti accorgi che è una modella, sì, se c'hai l'occhio, riconosciano, hanno come dire la struttura facciale particolare, per cui lo capisci, magari sono un po' più alte del normale, ma tutto lì, cioè tutto il resto è il trucco e siamo noi con le luci con gli obiettivi, con tutto se, se no non, non ti pagherebbero così quello che ti pagano per fare quello che facevamo e quando è che hai avuto la credito? hai detto che hai avuto una credito, io sto vendendo falsità cioè guadagno sulla falsità e poi scatta il momento nella, nella vita, cioè qual è stata la, la, la via di Damasco che ti ha fulminato come San Paolo? è stata una, una randellata nei denti la via di Damasco eh, l'ho già raccontato un paio di volte chi l'ha già sentita mi, mi scuso ma eh, ero a fare un servizio di moda in Messico eh, per una rivista di moda che si chiamava Taxi, eh, a San Cristobal de las Casas. Era tipo le 6 del mattino, 7 del mattino davanti a questa. C'era una cattedrale bellissima San Cristobal. E io avevo messo la modella, questa modella vestita di bianco che andava e veniva davanti alla cattedrale con la luce del mattino splendida, eccetera, eccetera. e C'erano questi due o tre peones locali seduti nell'angolino. Che guardavano sugli scalini della, della, della cattedrale, che guardavano e la redattrice fa, dice al mio assistente: Vai a togliere quei, quei rompicoglioni lì che danno fastidio e ci rovinano la foto. In quel momento, evidentemente la cosa che già bolliva dentro di me da tempo, però in quel momento in particolare, mi è uscita una voce da dentro che non ero io che parlavo, era una voce dentro, mi sono girato verso la redattrice. E gli ho detto: Sai cosa c'è? Non sono loro che rompono i coglioni, siamo noi che rompiamo i coglioni a loro. Loro sono a casa loro in questo posto. che Siamo noi con le nostre, nostre fottine del cacchio, con le nostre modelline del cacchio, le nostre gonnelline del cacchio. Ah, bella Mi è esplosa la crisi in quel momento. Mentre Sacramentavo è caduto il si è smollato una gamba del cavalletto, è caduto e si è spaccato un obiettivo da, da 3 milioni o 4 milioni di allora. Io ho messo insieme il tutto e ho detto basta, ma proprio di colpo. Cioè mi sono chiuso in un albergo un giorno, non voglio più fare foto, non voglio più fare... Perché già pensavo, volevo fare cinema, avevo la, la passione del cinema, eccetera. Però ovviamente era la transizione, che non è che la fai dall'oggi al domani, però già mi rodeva dentro. Sta mi è venuta proprio questa crisi di colpo e non ho più fatto foto. Ho finito poi il servizio, diciamo, ho prestato il mio dito. Per fine, perché eravamo fuori, eravamo in viaggio, non è che potevo lasciare la, la, la redazione a metà con un, i costi di un viaggio del genere. Perché ho finito comunque le foto in qualche modo. Siamo tornati a casa e non ho mai più fatto foto di moda. È stata una roba improvvisa. Quindi dicendo questo, tu ammetti che ci sono delle frequenze, delle energie, cioè la tua energia di, di rifiuto ha distrutto un obiettivo. Non lo so, non lo so. Magari ero un po' agitato, gli ho dato una gomitata. I livelli, <ride> eh, I livelli spirituali e materiali, si intersecano in modo a noi sconosciuto. Noi interpretiamo quello visivo, quello, quello, quello non visibile. Non possiamo sapere come ecco. funziona. Allora, chiudi con la fotografia. Inizi con i documentari o inizi col cinema? No, 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 a me piaceva il cinema fiction, il cinema. Già avevo fatto un film quando quando ancora ero fotografo, ho avuto una fase di accavallamento, eh. avevo fatto un film che si chiamava Summertime, che era un'opera prima, portai come opera prima a Venezia, e vincemmo il primo premio per le opere prime in, in esecuo con un altro film che si chiamava Amore tossico, di uh, un regista che si chiamava Caligari, che credo che sia morto due o tre anni fa vinciamo il, il, il primo premio delle opere prime, non il Festival di Venezia. Quindi da lì mi era partita l'idea, dico allora sono capace, posso anche provare a fare dei film. E quindi mi dedicavo soprattutto a studiare la sceneggiatura, perché avevo capito che fare dei film li fai se hai delle buone sceneggiature, se no non è che il regista arriva lì col, col cappello alla Fellini e dice inquadrami tutto dal basso, non è così. Un buon film si costruisce dalla sceneggiatura. Quindi studiavo sceneggiatura, addirittura nei viaggi di moda, nelle ore di pausa, quando le modelle, la redattrice andavano a prendere il sole, tipo a mezzogiorno, che non puoi fotografare perché il sole è troppo alto, io stavo in camera d'albergo a scrivere sceneggiature. Quindi ho avuto una fase proprio di accavallamento molto eh, combattuta dentro di me. La scena del Messico è stata la, come dire, la liberazione finale, e da lì mi sono dedicato poi soltanto al cinema. No, fatti 5, no, no, aspetta, ma di che cosa parlava Summertime? Summertime era un film autobiografico, ovviamente, eh, o meglio, più che autobiografico, mie, era un ragazzo italiano che veniva a New York per, 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 a trovare la fidanzata che aveva conosciuto a Disneyland d'estate e scopriva New York. Quindi il ragazzo italiano era barbareschi, eravamo amici d'infanzia noi, io ero, vivevo già a New York dove facevo fotografo di moda. Lui era a New York perché studiava recitazione all'Acto Studio. Quando sono riuscito a mettere insieme, penso con 20 milioni di allora, cioè 20 mila euro di adesso più o meno, sono a, siamo riusciti a mettere insieme un budget per fare un piccolo film. In, in Super 16 l'abbiamo girato con una troupe di 5 persone, però era fatto benino ed era, come dire coerente come racconto, tant'è vero che appunto a Venezia fu premiato come piccolo film ma ebbe il suo riconoscimento. Quindi eh, parla di quello. Il secondo che ho fatto se, tre anni dopo e quello di cui sono anche più, più orgoglioso fino ad oggi è Romance, l'ultimo film che ha fatto Walter Chiari nella sua vita e il, solo il secondo film drammatico che ha fatto perché l'unico che aveva fatto prima era il sorriso, Dino, il, sorriso credo, il, il sorriso credo che si chiamasse con Dino Risi comunque aveva fatto una volta solo un ruolo drammatico Walter Chiari era un comico e, fece quel ruolo drammatico nel romanzo padre e figlio Barbareschi e Walter Chiari Barbareschi lo Yuppi anni 80 con, con, la, con la Jaguar tutto fighettino e telefonini e il papà invece vecchio, vecchia generazione che si, che si confrontano prima che il padre muoia Quel film lì andò invece in concorso ufficiale a Venezia, cioè in concorso internazionale, quindi ero uno dei tre italiani che rappresentava l'Italia nel concorso internazionale, eh, ed è il film nel quale ci fu il famoso giallo, nel quale Walter Chiari prima vinse il premio, aspetta, ti racconto la scena perché è bella, tra l'altro c'entra Mentana, è la prima volta che ho conosciuto Mentana. Eh, siamo arrivati alla fine delle, delle, delle proiezioni. Il sabato sera, la, la, la premiazione, l'annuncio diciamo, dei vincitori sarebbe stato il domenica mattina. Il sabato sera eravamo tutti lì nel, nell'albergo, al nel Grand Hotel di, di Venezia, così nervosissimi a aspettare a vedere cosa succedeva. Mi venne conto uno con i ricciolini, con gli occhialini. Tu sei ma giù, come ero? era mentale dico: Sì, ciao, ciao, piacere, piacere. Ciao. Mi piglia da parte e mi dice. Eh, non non, so, non dovreste saperlo ancora, ma avete vinto il, il, il miglior premio per la recitazione di Walter Chiari. Grazie, grazie. Ciao, ciao. Che è così che poi io con conoscevo già Mentana quando poi sono tornato a Matrix, tanti anni dopo. Ciao, ciao, grazie, grazie. Ovviamente io non riuscivo a tenerlo per me tra noi, ce lo siamo detto io, Luca, il produttore, eccetera. Siamo corsi in camera da Walter che era già addormentato, l'abbiamo svegliato, abbiamo festeggiato tutta la notte. Al mattino apriamo i giornali miglior eh, è premio per la migliore recitazione a carletto delle piane per il film di pupi avati tragedia vera walter ha perso l'unica occasione della sua vita che aveva per riabilitarsi un pochino perché aveva avuto una carriera diciamo dal punto di vista dell'immagine pubblica non certo bella e... Abbiamo dovuto dirglielo, siamo andati a svegliarlo di nuovo. dicono, guarda, guarda, non so che cosa è successo stanotte. Non, non l'hanno dato a noi il premio. Poi ho saputo dopo che eh, i produttori di Avati, non so se Avati in persona così, ai quali era stato promesso un premio prima del festival, non avendolo avuto, avevano protestato e in qualche modo avevano cambiato l'esito della giuria la direzione del festival ha cambiato il, il voto della giuria e la cosa vergognosa è che tre giorni dopo mi telefonò avati ovviamente siamo partiti tutti arrabbiatissimi da venezia ah, che schifo eccetera eccetera tre giorni dopo mi telefonava avanti e mi dice oh mascio ma vorrei che tu sapessi che non c'entro niente con questa storia beh non c'è proprio figura no certo che non c'entro niente Figurati. ciao ciao eh, la cosa schifosa è che Avatti qualche anno dopo ha fatto un film sulla storia di un attore famoso in età, età della vecchiaia che va a Venezia, vince inizialmente il premio e poi lo perde. E lo ha fatto con Massimo Boldi, ma Walter non c'era più, lo ha fatto con Massimo Boldi. Cioè non solo ci hanno rubato il premio che era di Walter ma come dire, per ripulirsi la coscienza poi, ha raccontato la sua versione di quel fatto in un altro film con Massimo Voldi, che si chiamava, non mi ricordo più, se lo trovate facilmente da qualche parte. Questa è la storia di, di Romance. Poi tre anni dopo Walter è morto, e, vabbè, peccato perché sarebbe stata una, una degna eh, rivincita per una carriera nella quale è stato bistrattato da tutti. Ti dico fra l'altro un'altra cosa a proposito di Walter, Già che stiamo andando a ruota libera, che mi ha molto colpito. Tutti, Walter, Walter, ciao Walter, Walter, quando era vivo? Quando era morto, quando morì era il 26-27 di dicembre. Io ero a letto con, con l'influenza a Milano e sento alla radio: è morto Walter Chiari. Eh, la salma è al cimitero, non al Monumentale, è un altro cimitero dalle parti di, di, verso Milano 2, Piazza Udino, non mi ricordo più come si chiamava. Io avevo la febbre, però non ce l'ho fatta, mi sono messo giacche e giacconi. Andavo in giro in moto allora, perché andavo solo in moto: giacche, giacconi, sciarpe e sciarponi. Sono andato fino al cimitero. Arrivo al cimitero, scendo, c'era la guardia. Lì, dico: Buongiorno, scusi, voglio sapere dove, dove è Walter Chiari. Che...". Mi guarda e mi fa: Eh, andiamo a portare via. Dico: Come andiamo a portare via? Non sentito sistema... il vignignignigni Mi ha detto: L'abbiamo portato via perché ci faceva bene. Tu pensa che un giorno non si fanno queste cose a dei geni come Walter Chiari, non si possono fare queste cose. Tu pensa che un giorno mi chiamò Rosanna Mani, direttrice di Tusso e Sganzoni, mi disse Red, ti dà fastidio se invitiamo a vota la voce a Fiesole anche Walter Chiari perché ha bisogno di un po' di soldi, gli dobbiamo dare un po' di soldi. Dico, come mi dà fastidio? Ma per me è un onore presentare Walter Chiari e lui arrivò e vidi proprio, cioè lo, lo abbracciai lo, lo, ed era non si, fa, non si fanno queste cose, non si fanno queste cose. Cioè Walter Chiari è stato un, uno dei pochi geni della televisione italiana, veri geni della televisione italiana. E, ma si trova il tuo film romance? L'ho messo in rete, l'ho messo in rete qualche anno fa. Lo trovi sul mio canale di YouTube, Logo Comune 2, se scorri un po' in fondo, ho il video, lì devi cliccare, devi fare andare un po', tre anni fa circa l'ho messo in rete, sì, sì, sì. si trova sì. e... Sì, fra, fra l'altro... Te lo dico subito, non è. Non aspettarti un capolavoro, è un film minimalista, nel senso che, fra l'altro, far recitare Walter Chiari non è stato affatto facile, perché era uno che non, non si ricordava, non memorizzava una sola battuta e noi ce ne siamo resi conto purtroppo solo il primo giorno di riprese cioè oggi giriamo la scena del distributore bene arrivava Luca, arrivava Walter Chuck, prima eh, Walter cioè abbiamo visto che proprio non, niente, non, non, non era abituato evidentemente a memorizzare le battute e allora dovuto, ho dovuto cambiare abbiamo dovuto cambiare il sistema di ripresa completamente cioè mi sono messo d'accordo con Luca Barbareschi ecco tu guidalo Improvvisiamo, io uso due cineprese invece di una, così ho il taglio. Ogni, qualunque cosa dica tu, ho la sua risposta giusta, perché non la puoi ripetere due volte. Per cui, se lui faceva una battuta una volta e Walter rispondeva, non è che poi potevo rifarla in controcampo e fargliela ripetere uguale, perché non l'avrebbe più ripetuta uguale. La prima volta rideva, la seconda ti guardava così, cioè aveva delle reazioni totalmente istintive. Quindi, con due cineprese, come in televisione, giravamo praticamente in diretta ogni dialogo. Per cui buona, quando era buona una, era buona tutta, se no bisognava rifarla tutta. E alla fine, così, siamo riusciti a tirargli fuori l'anima vera. Perché lasciandolo improvvisare, non, non, non obbligandolo a memorizzare certe battute, e, e, sono venute fuori quelle cinque o sei cose meravigliose che ha fatto nel film, che, appunto, secondo me, gli erano valse il premio che gli avevano dato inizialmente. Sì, fra l'altro tu hai detto che il film lo trovi nel tuo sito YouTube luogo comune. Allora, devi sapere che i tuoi uno e due. luogo comune 2, il primo te l'hanno bloccato? 15 anni fa me lo fece chiudere attivissimo con i suoi trucchetti. Scusa, 15 anni fa, nel 2015, no, 15 anni fa. Ah, nel ecco. 2015 avevo già uno con eh, non so quanti film, il primo sito che avevo che aveva tantissime visualizzazioni me l'hanno fatto chiudere col il trucco dei tre strike. Da allora mi sono fatto un po' più furbo, ma ho dovuto ricostruire tutto. E eh, cioè, quale spieghiamo? Spieghiamo qual è il trucco dei tre strike. Come hanno fatto a fartelo chiudere? Basta mettere, basta adesso non fanno dire che poi qualcuno gli viene in mente, no, allora, <ride> no, 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 non diciamo, non diciamolo, ok, hai ragione. No, lo, lo sanno, no, no. Lo, lo sa. poi, Comunque, no, gli ho tolti tutti. Ormai, I, i... basta andare a prendere un, un, un video, diciamo, delicato dove magari ci sono, che ne so, o immagini forti oppure parli di medicina alternativa eccetera eccetera, qualche bastardino te lo segnala dicendo questo qui non è coerente con gli ordini dell'OMS e YouTube te lo toglie e ti dà uno strike e lo strike dura 90 giorni, se no, entro 90 giorni non ne fai altri ti azzera, se ne hai due vai al secondo, se ne fai tre nell'arco di 90 giorni ti chiudono il canale. Al dicevo, alla fine mi sono fatto furbo, ho dovuto togliere tutti i video che parlavano di, di medicina, di cure alternative, la cura Simoncini, eccetera, eccetera. Ho levato tutto, così almeno non hanno più scuse da, da andare a cercare. Ho spostato tutto sul canale mio di Odyssey, e lì ci sono ancora tutti. Su una la pazienza di andarsene a cercare, lì li trova tutti. Ok, Odyssey, però ti faccio un esempio: tu hai messo un documentario tuo, America Moon, credo, quello sicuramente su YouTube. Sì, eh, io cerco American Moon, eh, ma non lo trovo. Eh, non sei capace? Cercare. No, allora aspetta, devo dire una cosa, questo fino a ieri era valido. Ieri proprio scusa sabato ne parlavo in trasmissione. Sembra, io dicevo, provate a cercare i miei film, non li trovate. Anche con, se metti il titolo con le virgolette, no? 11 settembre la nuova per l'Arbul su YouTube non esce. Anzi, come prima, prima scelta, nonostante tu abbia chiesto il mio film, ti viene un video di Mentana che dove, dove smentisce le bufale del 11 settembre, addirittura. Mi hanno detto che da sabato, cioè da quando è entrata in vigore questa nuova direttiva, pare che i film si trovino di nuovo. Non ho fatto la prova, quindi non ve lo so dire. Però fino a venerdì scorso era così. Tu cercavi i film di Mazzucco e non li trovavi. Ci sono. Devi andare sul mio canale, lo 1 e due, Clicchi all videos, te li apri tutti. Fai paggi, 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 paggi in basso finché smettono di caricarsi e lì li trovi tutti. Ma devi andare a cercarteli tu. Nel motore di ricerca non escono. No, io ti comunico che io ho provato solo con American Moon e non si trova. Si eh. trova un video che contrasta quello che tu hai detto in eh, America ecco. Moon, ma non il tuo America oh, Moon. Mille. Oh, no, fermati, ma Massimo. Ho, fa ah, no, ho fatto tutti i motori di ricerca. Ho messo America Moon Mazzucco, niente. Ho messo America Moon luogo comune, niente, non te lo dà Google. No, 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 non esce, è, è, è marchiato. Nonostante questo ha fatto più di un milione di visualizzazioni. Eh. E se tu invece cerchi con Google, mi dicono: io non l'ho fatto la prova, mi dicono che con Google funziona, cioè esce fuori per primo. Se metti, non so se vuoi farlo adesso al volo, prova, American Moon Mazzuko su Google proprio il motore di ricerca, lì dovrebbe uscire. Però quando uno è su YouTube non gli viene in mente di andare a cercare su Google, usi il motore di ricerca di YouTube. E quindi la gente di solito non lo trova. Allora, vediamo. American Moon versione integrale. Sì, American Moon su Google versione integrale YouTube. Esatto. esatto. Google funziona. Però se uno è su YouTube cerca lì e lì non lo trovi. Eh, esatto. Quindi, allora... Film, allora qual è invece tu vivi a New York, quindi tu fai cinema in America? No, eh, io sono andato a New York per fare il fotografo, perché mi, prima perché mi piaceva New York, erano gli anni 80 non so se tu ci sei stato, se ci sei stato sai perché <ride> ti poteva piacere New York negli anni Ottanta, eh, prima dell'AIDS, tanto per capirci. Eh, mi piaceva la città, mi piaceva l'America, la, la, avevo questa idea dell'America come di, 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 terra meravigliosa, tu, tutte le cose positive che eravamo abituati a pensare dell'America negli anni Ottanta. Ero andato lì per fare il fotografo, anche perché sapevo che appunto una copertina di una rivista di moda americana, riportata in Italia, ti vale 20 anni di contratto con Grazia piuttosto che con Gioia o queste riviste qua, cioè e sono talmente viste come eh, come immagini guida a quelle americane che quando poi venivo in Italia lavoravo con una certa facilità sono stato per fare il fotografo di moda mentre ero lì nel, tra l'80-81 con Luca Barbareschi abbiamo deciso di girare summertime nell'83 circa l'82 sono rientrato con summertime allora non c'era i, i film non si giravano in, in digitale si giravano in pellicola io sono rientrato dall'America fisicamente con un baule che pesava non so, 80 kg pieno dei negativi originali del film Summer da montare perché non, potevo, non avevo i soldi per montarlo in America. Io ho portato sto baule, sto, sto mi ricordo che mio padre a la prendere l'aeroporto in due non ce la facevamo a sollevarlo. Sto baule pieno dei negativi, l'ho portato in Italia, li ho fatti stampare, di fare il positivo, poi ho trovato degli amici che mi hanno permesso di usare una moviola e per un anno da solo in moviola ho imparato a montare per riuscire a, fare, a, per riuscire a mettere insieme il film quindi siamo nell'83 circa quando poi, poi sono rimasto in Italia perché una serie di motivi personali mi sono innamorato di quella che sarebbe diventata mia moglie, e quindi oh, sono tornato a vivere di base in Italia. Andavo solo in America a fare servizio ogni tanto. Ho continuato a fare il fotografo, questo quindi sono poi di base sono rimasto a Milano, questo fino all'anno della crisi famosa del, del, del Messico, dove ho smesso. A quel punto, 93, mi sembra 92-93, siccome avevo voglia di far cinema, ma non mi andava di andare a Roma, perché ero andato a Roma a vedere com'era l'ambiente, ma puoi immaginare la sensazione che ho avuto, eh, mi ricordo che disse a mia moglie, senti, per non fare film in questa... In questa situazione di, di, di pastette che c'erano di, di gruppi famiglie clan cioè roba tutto che non c'entrava niente con con la meritocrazia Dice, piuttosto andiamo a non farli in America cioè almeno li so se non li faccio perché non sono capace io non perché non sono amico del tal produttore tal detali incicciato con quell'altro e quindi nel 94 con i bambini piccoli siamo andati a Los Angeles ci siamo spostati definitivamente, quindi non più a New York che è la capitale delle foto di moda, ma a Los Angeles che è dove si fa il cinema. Ma scusa, e a Los Angeles hai fatto dei film allora in America? Ne ho fatto uno, ho, ho fatto un primo film, autoprodotto anche quello, eh, che non trovi in giro, eh, che si chiamava Aaron Gillespie will make you star, cioè Aaron Gillespie ti renderà famoso era la storia di un, di un guru del, del, della recitazione che si approfittava di una serie di ragazzi che volevano diventare attori e avevo preso, avevo preso una commedia locale di un gruppo di ragazzi bravissimi che facevano questa commedia e l'abbiamo trasformata in un film e aveva anche avuto buone recensioni e da, dopo quel primo film avevo un agente a Los Angeles cominciavo a entrare nei, nei, nei business del cinema ho conosciuto De Laurentiis, Dino il quale mi ha preso simpatia, devo dire sinceramente di botto proprio, e mi ha subito dato da lavorare come sceneggiatore, anche perché io fa facevo una cosa che nessun altro gli faceva. De Laurenti si era in America da credo, 25 anni ormai, ma <ride> ancora parlava l'inglese peggio, di, 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 cioè non proprio gli faceva fatica. Io gli facevo le sceneggiature bifronte, cioè le facevo le sceneggiature in inglese di qua, col bifronte in italiano di qua, e lui impazziva per questo perché le leggeva in un attimo e poi ragionavamo sulle sceneggiature sulla parte italiana poi lo facevo in inglese per cui ho cominciato a fare lo sceneggiatore per lui ma, ma, ma fermati Massimo a nel Massimo ma quali film di quali film hai scritto la sceneggiatura qualcuno famoso anche nessuno che no nessuno che sia diventato film eh, almeno No, non credo. Ce n'è uno che probabilmente lui avrebbe, avrà sviluppato dopo, ma il meccanismo come funziona in, in, in America per la sceneggiatura è molto strano. Cioè, eh, se io faccio la sceneggiatura per un produttore, lui mi paga. Se io la faccio per me, me la scrivo e me la posso vendere. E quindi rimango il. il, il, il come si chiama? Ownership, il proprietario della sceneggiatura e me la vendo e quindi resto, come dire, attaccato alla sceneggiatura. Se la faccio per uno che mi paga subito. Dopo è sua, lui è libero di prenderla, tagliarla, prendere dei pezzi, fare un'altra cosa, buttarla da parte, eccetera, eccetera. Io ne ho fatte 4-5 per lui. Eh, di quelle lì so che nessuna è diventata film immediatamente, ma poi io mi sono staccato quindi non so poi se lui ne abbia fatti dei film o non li abbia fatti da quelle sceneggiature, ne faceva tanti. Che non, di, che non diventavano famosi perché Lorenzi si è famoso per quei 10 film famosi che ha fatto ma poi ne, ne faceva altri 50 come dire tipo supermercato che io che ne, non avrei neanche mai saputo probabilmente che erano miei comunque mi dicevano no, no, non c'è nessun film che sia stato fatto che io sappia che abbia scritto io eh, ho imparato molto con lui perché ovviamente un, un signore che ha dietro la scrivania non so quanti Oscar e la carriera che aveva avuto un consiglio suo valeva come 50 consigli di chiunque altro, quindi le, quelle dieci riunioni di sceneggiatura che io feci con lui per me sono state veramente preziose per, per, per capire, per imparare, diciamo, tanti trucchi del mestiere, gli errori da non commettere, eccetera, eccetera. È stata un'esperienza per me. Cos'è successo? Che perché so già la tua prossima domanda, com'è che sei finito a fare i documentari, è giusto? No, no, guarda che no, non è finire è... a fare i documentari anche perché ritengo che i tuoi documentari siano dei capolavori quindi non è com'è che sei finito, com'è che hai deciso è diverso sì, la domanda. No, sì. sì, no, finito, non in senso peggiorativo, com'è è andata che non fai più quello, fai quella, come, come è venuto. Sto biblio è venuto per due motivi: che da una parte, la parte cinema mi rendevo conto di quanto sia difficile a Hollywood entrare nella macchina e conservare la tua identità. Cioè io avevo tre o quattro idee valide. Per esempio, un'idea valida che avevo io l'avevo sceneggiata mia ed era mia. Sono riuscito a farmela fregare eh, con un trucco complicato che poi ti posso anche spiegare. L'ho fatta vedere per sbaglio al produttore di eh, Michael Douglas. Lui ha fatto finta di niente, detto così cosà. È sparito nel nulla un anno dopo è venuto fuori il film di Michael Douglas The Game, che era basato sulla mia idea originale, solo che non ho potuto denunciarlo per furto diciamo di proprietà letteraria, perché lui aveva fatto abbastanza cambiamenti, ci sono delle regole un po' complicate. Comunque l'aveva cambiato abbastanza da non essere più attaccabile commercialmente e eh, legalmente. Però era un'idea mia, tant'è vero che erano rimaste ancora 3-4 battute della mia sceneggiatura originale, erano rimaste, erano rimaste dentro. Però abbiamo, abbiamo, ci siamo consultati con gli avvocati e non, non c'era niente da fare, mi hanno fregato in quel caso lì. Ehm, perché te l'ho detto questo? No, ok, da una parte entrando nella macchina di Hollywood, capisco, capivo che conservare la propria identità è difficilissimo. Cioè, l'identità legata al tuo. Se tu hai un'idea originale e vuoi portare un film fino alla fine. Ci vogliono, ma veramente dieci anni come minimo, dal tempo che la scrivi, il tempo che cominci a farla circolare, il tempo che trovi qualcuno, ora che trovi un produttore che voglia dedicarci un po' di tempo, ora che il produttore comincia lui a farla circolare per farla andare all'attore famoso piuttosto che al famoso direttore della fotografia, perché se riesci ad avere un ok dal, dall'attore famoso, allora automaticamente il tuo progetto diventa interessante. Insomma, è una macchina di una complicazione che non ti sto a raccontare adesso, per cui se ti va bene e se hai i denti, le grinfie e, 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 e come dire le unghie per restarci attaccato ci metti 7, 8, 9 anni a realizzare un film di cui avevi avuto l'idea 7 anni prima e restarci in qualche modo aggrappato senza che te lo portino via. Appunto, come ti ho detto nel caso lì del, del The Game me l'hanno portato via e, e se lo sono fatti da soli. Eh, quindi da una parte vedevo questa macchina che ti macina: inoltre, ti chiedono ogni volta ogni volta che ti chiedono di opzionare la sceneggiatura, ti chiedono anche il diritto di modificarla. Quindi tu vedi la tua sceneggiatura originale che man mano viene modificata. Ah, qui però ci vorrebbe un inseguimento in macchina perché è più commerciale. L'altro dice qui ci vorrebbe una scena di sesso perché rende. insomma Alla fine si sbriciola tutto, ti scappa tutto di mano e ti rendi conto che alla fine, anche se ci riesci, sì, il tuo nome magari resta lì tra i sceneggiatori originali, ma alla fine il film non lo riconosce neanche. Quindi ho capito la lotta titanica da una parte, dall'altra c'è stato l'11 settembre, contemporaneamente nello stesso momento in cui cominciavo a affrontare questi problemi di, di, come dire, di, di carriera, perché uno, cioè, io avevo già 40 anni, quindi a 40 anni direi, vabbè, voglio passare i prossimi 6, 7, 8 anni per cercare di realizzare un film che poi magari viene male per qualche motivo, non lo vede nessuno, io ho buttato via 6 o 7 anni di fatica, capisci? Dall'altra, ripeto, è, è arrivato l'11 settembre, l'11 settembre mi ha cambiato proprio dentro qualche cosa, cioè io mi ricordo quando ci fu l'11 settembre, che lo, ero a Los Angeles, lo guardavo, in, ero con mia moglie, guardavamo in televisione, all'inizio non capivo niente, proprio non capivo questa cosa, cosa era successo, lo cercavo di mettere in dei pezzi fino al pomeriggio dell'11 quando le TV hanno cominciato a dire si parla di Osama bin Laden, si parla di Osama bin Laden, io non sapevo chi fosse, mi ricordo, dico "Ma io sto nome l'ho già sentito, sto Osama bin Laden, non era quello che ci avevano detto l'anno scorso che aveva affondato una nave americana, la famosa Cole". Ah, ecco, e allora sono cominciate le ricerche, insomma, ho capito che era troppo presto avere già il nome del colpevole. Non sapevano neanche chi c'era a bordo degli aerei. E già mi comunicavano il colpevole ecco lì è cominciata tutta la, la, la storia dell'11 settembre che poi si è evoluta nel, in quello che sta alla fine ci ho dedicato dieci anni della mia vita l'11 settembre ho fatto tre documentari e... per cui alla fine l'ho approfondita benino la cosa diciamo in quel momento lì mi ricordo alla, alla, serata, alla sera sera dell'11 che ci siamo alzati finalmente dal divano io e mia moglie io ho detto Abbiamo da fare, cioè dobbiamo fare qualcosa, c'è da fare, qui c'è da fare. Mi ricordo questo senso di c'è cioè qualcosa che non va, c'è cioè una specie di, di compito che non sapevo ancora cosa fosse bene. Però ho cominciato a spostarmi in rete, ho cominciato ad andare a cercare, c'erano già i primi siti che parlavano, no, non il 12, eh, diciamo nei mesi seguenti, cominciavano a uscire i primi siti che parlavano del, della versione alternativa. Poi mi ricordo che in gennaio, febbraio uscì il famoso sito di. Francese di Terry Messin eh, sul Pentagono, che si chiamava Trovate l'aereo: aveva fatto un quiz. No, trovate dov'è l'aereo e mostrava le famose foto del Pentagono colpito, ma non ancora crollato. Quello dove c'è praticamente solamente un buco di quattro metri e una, e una spaccatura sotto. E diceva Trovate l'aereo. E a me mi aveva curiosito questa storia qui, per cui ho cominciato a cercare l'11 settembre è come un quadruplo amo cioè una volta che ti, ti piglia non ti molla più eh, alla fine ci sono rimasto dieci anni quindi da una parte ho mollato di là dall'altra ho sentito il bisogno di fare questa, questa ricerca e mi sono ritrovato ovviamente in un periodo buio dal punto di vista economico perché bene o male le sceneggiature pagavano bene le sceneggiature di de Laurenti che facevo e altre per cui si stava benino mi potevo pagare il mutuo eccetera eccetera nel momento in cui ho mollato quello sono stati anni un po', un po tiratini, come dire. Tant'è vero che alla fine ho perso la casa a Los Angeles. Poi nel 2013 sono venuto via. Ecco allora, 11 settembre. Tu hai fatto il documentario che è 11 settembre inganno globale. Poi hai fatto un altro documentario che si chiama 11 settembre la Nuova per Albur. Il terzo documentario che dici come si chiama? È in mezzo. Allora, il primo è stato inganno globale 2006. Eh. È quello che fu mandato in onda da mentana, Qui ritorna in gioco mentana. <totipotente>